Buongiorno a tutti, sono Giulia Bubbolini di Cise, azienda speciale della Camera di Commercio della Romagna, Forlì Cesena, Rimini, e vi do il benvenuto a questo webinar della serie Venerdì Digital della PID Academy, organizzata appunto dalla Camera di Commercio della Romagna. Il PID, appunto, Impresa Digitale, è una iniziativa pluriennale della Camera di Commercio della Romagna e dell'intero sistema camerale che ha l'obiettivo di sostenere le imprese, in particolare le piccole e medie, nel loro percorso di transizione digitale. E lo fa attraverso azioni che sono di trasferimento di conoscenze e primo orientamento, come il webinar odierno, lo fa attraverso strumenti di autoanalisi o analisi assistita della maturità digitale, analisi e autoanalisi finalizzate evidentemente a pianificare miglioramento, e lo fa voucher a sostegno di progetti concreti di transizione digitale. Oggi siamo qui per parlare in particolare dell'applicazione di una metodologia che si rifà alla grande famiglia del design thinking alla innovazione digitale, quindi alla progettazione di nuovi prodotti e servizi la cui componente abilitante, se non direttamente il prodotto o servizio finito stesso, si compone in maniera sostanziale di strumenti, metodologie che si riferiscono alla grande famiglia del 4.0. E in particolare, nell'ambito delle metodologie di design thinking, oggi ci occupiamo di design sprint, che è un metodo messo a punto da Google per condensare in un numero limitato di giorni un processo appunto di innovazione. Ce ne parlerà nel dettaglio Federico Magli, designer e socio di Studio Tanto, che ringrazio. Federico ci accompagnerà in un percorso che dall'introduzione al design sprint ci porterà fino alla presentazione, no? Alla preview di quello che è un percorso pilota che consentirà a 6 aziende del nostro territorio di implementare il metodo del design sprint in un processo che vedrà sia momenti di open innovation, diciamo così, di condivisione dell'esercizio da parte di tutte le aziende che potranno accedere al percorso, e momenti invece in cui i nostri esperti, diciamo così, gli esperti di Studio Tanto, dedicheranno del tempo alle singole aziende. A questo punto, Federico, do direttamente a te la parola per introdurre il tuo lavoro e poi l'argomento della giornata. Grazie. Grazie Giulia. Beh, intanto sono onorato e contento di essere qui. Siamo su Zoom, ma l'obiettivo è quello di lavorare a qualcosa che ci permetta di incontrarci, quindi non è scontato dopo così tanto tempo. Mi chiamo Federico Magli, faccio parte di Studio Tanto, un studio che ho fondato diversi anni fa, e quello di cui vi parlerò oggi è un percorso di design sprint. Sprint, immaginatevi, è una corsa velocissima, un metodo che si è sviluppato all'interno di Google e che poi è stato espanso, diffuso nel mondo ormai dal 2010 e che permette a team aziendali di ideare, sperimentare anche e trovare soluzioni a delle problematiche definite, ma che in qualche modo non implica il fatto di dover mettere un prodotto sul mercato e testarlo, quindi diciamo che ci permette di fare una scorciatoia. Ora vi condivido la presentazione velocemente. Ok. Come dicevo, la domanda fondamentale è come risolvere problemi, produrre e testare nuove idee all'interno di 5 giorni. Il tempo è pochissimo. Per questo motivo si sono
sviluppati diversi metodi all'interno della scuola Google, ma anche poi dopo all'interno di tantissimi studi di design e di consulenza. Il design sprint serve per creare prodotti non necessariamente digitali, ma anche esperienze. Quindi quando parliamo di prodotti, in questo caso non parliamo di prodotti in senso smartphone o qualcosa di fisico, si può parlare anche di qualcosa di digitale, servizi, soluzioni, esperienze anche, o anche come migliorarle, cioè quindi possiamo parlare anche di caratteristiche di prodotti già esistenti. Questo è quello che parlavo prima, di cui parlavo prima, la possibilità di intercettare trovare una scorciatoia tra idea e studio di questa idea, quindi valorizzazione, test di questa idea, e capire se è valida, senza passare dalla trafila della produzione, del lancio, che ovviamente per un'azienda sono importantissimi e portano via tantissime energie. È un metodo che ovviamente si può adattare alle aziende, non necessariamente statico, anzi è proprio quella la sua bellezza, ci si può anche sbizzarrire, si possono trovare anche metodi nuovi che possono essere inclusi all'interno del processo. E quello che è interessante è proprio questa possibilità di adattarsi, ecco. L'idea è quella di ridurre i rischi quando si lancia un prodotto, si simula, ma lo si fa con competenza, cioè inserendo all'interno del team chi dovrà occuparsi poi di quel lancio e di quello sviluppo. Secondariamente, diciamo, non di prima battuta, fare questo tipo di workshop, se vogliamo, può essere anche un momento di team building, quindi costruzione del team, anche per aumentare l'affiatamento del team, per costruire nuove relazioni all'interno dell'azienda, per sperimentare nuovi binomi e per ristrutturare anche un po' certe volte la monotonia delle giornate lavorative, quindi in qualche modo per trovare anche degli elementi di novità, perché no, all'interno dell'azienda. Cosa bisogna fare prima del workshop? Adesso in queste poche slide vi spiegherò un po' che cosa serve fare prima e quali sono le cose da considerare affinché il workshop possa essere utile. Beh, sicuramente la preparazione. Non ho messo un'immagine a caso perché secondo me, non dico che bisogna essere particolarmente atletici, io non lo sono, però diciamo che bisognerà muoversi, bisognerà alzarsi, bisognerà in qualche modo essere liberi, quindi una preparazione fisica è auspicabile, ma anche una preparazione legata ai temi, ai clienti, agli obiettivi, se non altro aziendali in senso lato, conoscere l'azienda, conoscere i propri clienti, capire un po' la propria struttura. Ecco, non è un workshop di conoscimento di studio, è un workshop in cui le persone devono arrivare preparate. Ovviamente, non spaventatevi, nel nostro caso ci si può confrontare prima, si capisce se si è strutturati bene e cosa serve, quindi non bisogna preoccuparsi troppo. La cosa importante è avere ben chiaro il brief del workshop, cioè su quale prodotto si vuole andare a sperimentare, quali sono anche i nostri utenti. Ovviamente ci sono, un'azienda fa... utilizza vari metodi per conoscere i propri clienti e per capire la propria utenza, ma anche gli stakeholder, non solamente cioè tutti gli stakeholder, non solamente i clienti, ma anche i partner, insomma, in base al prodotto e in base alle esigenze, al brief, bisogna capire, già studiare prima chi dovrà poi utilizzare questo prodotto, in modo tale che poi durante il workshop chi si è occupato della ricerca possa condividere e informare della propria esperienza. Come dicevo prima, i design sprint sono un ottimo strumento per allineare un team. Ovviamente non sono la risposta a tutte le domande, cioè il design sprint non è una,
una risposta sempre perfetta, anzi, è proprio anche l'imprevedibilità di questo workshop che rende utile l'esperienza. Diciamo che in qualche modo il design sprint a volte potrebbe essere anche inutile, magari se avete già un prodotto, sapete già a chi darlo, sapete già come funziona, magari quello che serve è solo dedicare del tempo al design vero, cioè al design e allo sviluppo. Quindi non necessariamente bisogna passare dalla parte di design sprint, invece, che si basa invece su ipotesi, su congetture. Serve per capire anche se quell'intuizione legata a quel prodotto in qualche modo sono valide. Diciamo, quando è sì, cioè quando possiamo ricorrere a uno sprint del genere. Immaginate quando, non so se qualcuno di voi ha giocato a calcio o comunque a pallavolo, quando è o ha fatto il portiere, quando è il momento di buttarsi, quando vale la pena fare quell'allungo per andare a prendere la palla, o quando non vale la pena sprecare energie perché tanto ormai la palla è lontana ed è fuori dal campo. Un po' è questa l'idea, cioè quando è sì, quando bisogna creare anche una visione condivisa con tutto il team di quel prodotto, quindi fare un confronto, capire anche quali sono le potenzialità. Come si può anche espandere e migliorare un prodotto? A volte anche quando è necessario velocizzare il processo decisionale, si può ricorrere a questo sprint. Si ha un prodotto, ma non si capisce se si vuole mettere sul mercato, in che modo, ma quali sono le potenzialità, quali sono le task più importanti, su cosa fare leva. Una situazione di stallo potrebbe essere, diciamo, sbloccata con un workshop di questo tipo. Ci sono nuove intuizioni, perché no? Nuove scoperte all'interno dell'azienda, sperimentando prodotti, eccetera. Con quella sperimentazione, quell'idea, quell'ipotesi è valida? Vale la pena percorrere e fondare un nuovo prodotto, un nuovo business su quell'idea lì? Prima di cimentarsi e rischiare, un workshop di questo tipo può simulare e aiutare ad affrontare questo tipo di futuro in maniera più certa. Quando no? Sicuramente se parto dall'ultima parte, sicuramente se i manager, il CDA non è d'accordo. Se non c'è il volere, la volontà da parte di chi decide poi di sfruttare e di implementare, andare avanti nello sviluppo di questa idea. Diciamo che il workshop può essere una perdita di tempo. Quindi, diciamo, valutiamo bene anche con chi ha potere decisionale all'interno dell'azienda, perché chiaramente chi partecipa a questo workshop saranno poi anche le persone che sviluppano il prodotto, ovviamente. Se non si dispone di una solida conoscenza della base, dell'utenza, del cliente, a cui andrà a finire questo prodotto, anche del contesto in cui questo prodotto verrà inserito. Perché chiaramente durante questo workshop ci sono dei metodi per affinare lo sketch, per affinare e per prototipare, insomma, che ovviamente necessitano di una conoscenza del contesto. Quindi, prima, se non si ha una buona conoscenza del posto in cui questo prodotto andrà a finire, è meglio non cimentarsi in un workshop del genere. Si possono fare comunque dei workshop per conoscere ulteriormente l'utenza, però più centrati sulla ricerca, su quello che in inglese viene chiamato survey, i sondaggi, la ricerca di dati. Quindi diciamo che questo tipo di design sprint parte già con delle conoscenze pregresse, chi fa questo workshop. Quali potrebbero essere adesso velocemente degli obiettivi, delle problematiche, dei punti da cui partire per fare un workshop del genere. Riprogettare un flusso di utenti per aumentare la conversione sul proprio sito o all'interno del proprio negozio, magari dal punto di vista fisico, esplorare nuovi modelli per scoprire i prodotti nella tua e-commerce, provare nuovi vestiti, come faccio a far capire se il vestito ti funziona, se il vestito ti piace così a distanza, se quel cibo ti piace.
migliorare il processo di approvazione di nuovi progetti, quindi un workshop che può essere indirizzato magari all'interno della propria azienda e i destinatari possono essere i partner che poi dopo dovranno vendere quel prodotto. Quindi magari l'utenza finale non è necessariamente un cliente finale, ma un partner. Definire la vision per una nuova offerta di prodotti, cioè un nuovo prodotto ovviamente che cos'è, ma come comunicherà questo prodotto, quale aspettative, su quale sentimento fare leva magari per venderlo, capito? Quale problematica può risolvere all'interno della vita quotidiana di un consumatore? Si apre un mondo ovviamente. Quindi la sfida, diciamo, deve essere chiaramente definita. Tutto il team deve sapere di cosa stiamo parlando. Ovviamente la fase di allineamento è anche una delle prime fasi di questo metodo, per cui una volta definito il gioco, bisogna capire se è la sfida giusta per noi. Se vogliamo andare sulla Luna, probabilmente un workshop di 3 giorni o 5 non è sufficiente. Ovviamente il team deve essere una buona squadra. Adesso io ho messo questa squadra che, se vi ricordate bene, è arrivata fino in fondo, ormai 21 anni fa, però non è arrivata realmente fino in fondo, però insomma ci ha fatto sognare. E visto che una squadra è composta da più competenze, bisogna capire un po' quali competenze vanno all'interno del team. Generalmente il workshop design sprint prevede la partecipazione da un minimo di 2 persone a un massimo di 4, 5, anche 6 persone, quello si può adattare, però non di più, fisse, cioè queste persone dovranno partecipare a tutte le fasi. Generalmente includono un progettista, comunque l'ideatore magari del prodotto, uno che si occupa della ricerca sui clienti, quindi una persona che può dare informazioni riguardo ai clienti, un product manager, quindi qualcuno che sa gestire il ciclo di vita del prodotto, la produzione, uno sviluppatore, se parliamo di prodotti digitali chiaramente ci deve essere un reparto tecnico, un membro chiave della dirigenza, quindi di chi deve decidere, perché chiaramente deve anche validare le proposte e deve avere chiara le necessità aziendali, quindi non far perdere la bussola. Ognuno di questi elementi qui serve per dare competenza al team, insomma ognuno nel suo campo, insieme strutturano una piccola azienda, un piccolo gruppo che fa azienda a sé, diciamo. Ci possono essere degli esterni, sì, infatti diciamo che la parte della dirigenza generalmente partecipa nella prima fase di definizione e di mappatura, perché serve per informare tutto il team di qual è la visione che ha l'azienda, cioè pure ribadire che cos'è l'azienda, che cosa vuole fare, perché chiaramente il focus deve rimanere comunque quello, non ci si può discostare, cioè è comunque un'azienda che parla e che produce. Nell'ultima fase, nella parte di validazione, per esempio, dopo vi spiego quali sono le fasi, però nell'ultima parte possono partecipare anche dei clienti tipo, perché vanno validati certi prodotti, degli stakeholder, dei partner, in alcune fasi come consulenza. Quindi diciamo che generalmente quelle massimo 5-6 persone sono fisse, e poi in base alle fasi che compongono questo workshop poi possono partecipare delle persone esterne. La prima domanda è: quando si pianifica un workshop del genere, è un po' questa: cosa sai dei tuoi utenti? Bisogna capire se hai abbastanza informazioni da usare durante lo sprint. Questo era quello di cui parlavo prima, cioè quindi prima di organizzarlo generalmente bisogna passare del tempo per organizzarlo, per raccogliere dati, confrontarsi prima di partire, perché poi in uno sprint non hai tempo di pensare. Un centometrista respira dopo forse 50 mesi, qualcuno non respira per metri, quindi si prepara e non può più guardarsi indietro, per cui prima dobbiamo prepararci.
Ultimo, ma non meno importante, lo dico per questa immagine delle UI a scopo dimostrativo, non è Rimini, qualcuno se l'è chiesto, bisogna trovare il posto adatto per un workshop del genere. Che paradossalmente non è questo. Giulia prima ha visto, per lei sarebbe stato perfetto, ma il problema di questo posto è che non è possibile attaccare post-it sulle palme, quindi insomma, poi non tutti sono abituati al mare. In ogni caso, il luogo del workshop deve essere un luogo accogliente, con la possibilità anche di modificarne l'aspetto, spostare tavoli, spostare sedie, vanno testate, magari fisicamente vanno testate anche dei comportamenti, quindi bisogna avere spazio, ci deve essere la possibilità di coprire le pareti di immagini, di disegni, quindi insomma dobbiamo trovare anche un posto idoneo a questo workshop. Le aziende spesso ce l'hanno, ma a volte può anche essere utile spostarsi in un altro luogo per magari per aiutare la mente ad avere più libertà. Prima del workshop ovviamente bisogna assicurarsi che i presenti siano realmente presenti e che il calendario sia definito con tutto il team, perché non ci possono essere supplenti in corso, diciamo, altrimenti sarebbe un po' difficile. Una cosa che aggiungo io è che bisogna limitare un po' le distrazioni, quindi diciamo che smartphone utili alla ricerca, sì certo, però potrebbero essere motivi di distrazione, magari anche potrebbe essere un'occasione un po' per fare un detox digitale, anche se non è quello l'obiettivo primario, ma glielo metto dentro. Cosa fare attorno al workshop? Bisogna catalogare, documentare e cercare di riportare quello che si è detto in tutte le fasi, perché queste sono molto importanti. Primo, perché costituiscono la memoria storica dell'azienda. In caso, quando si dovrà ritornare sul progetto, comunque sullo sviluppo, è importante capire che cosa si era detto, quindi report sono importanti, poi anche foto, anche per divertirsi, non deve essere necessariamente un momento serio, anzi il gioco è un po' la base della creatività, per cui non è un gioco reale, ma lo spirito deve essere un po' quello, ecco, bisogna essere positivi. Come funzionano gli ambienti del design sprint? Ecco, quello che vi ho detto prima sono le fasi prima, cioè che cosa serve per. Adesso vi spiego un po' quali sono le fasi che costituiscono questo workshop. Le fasi possono essere 5 o 6. In questo caso ne abbiamo pensate 5. Abbiamo raggruppato nella fase 1 l'idea di mappatura e di definizione. La prima parte serve per mappare le informazioni che si hanno, si definisce l'obiettivo, si spiega quali sono gli utenti, la fase che in inglese viene chiamata understand, capire. Ognuno di noi, ognuno dei partecipanti, diciamo, farà dei talk per spiegare qual è il suo punto di vista sul problema. Quali possono essere i problemi dal punto di vista tecnologico. Insomma, è una fase in cui si definisce un po' quello che sarà il workshop e gli obiettivi aziendali, gli obiettivi del workshop. La parte di sketching, in italiano schizzare, ecco, questa è una cosa che ho cercato in tutti i modi di evitare nella presentazione, ma purtroppo è inevitabile quando si parla di metodi, diciamo, anglosassoni, quello di utilizzare parole in italiano. Le useremo tranquillamente, non sono vietate all'interno del workshop parlare di skill, skillare, briefare, queste cose qui, però sarebbe molto più bello parlare in italiano, anche perché la lingua aiuta spesso la formazione di nuove idee. E in ogni caso, schizzare è il momento in cui, nella parte di scherzo, diciamo, nella seconda fase, ognuno dei partecipanti, con vari metodi, inizia a delineare la propria idea. Bravo o no nel fare disegni, schemi, no, quello non importa, siamo tutti uguali in questo workshop. Dopodiché vengono presentati e poi c'è la fase di decisione, cioè queste idee, cosa ce ne facciamo? Qual è l'idea migliore? Attenzione, perché
e in alcuni casi ci possono essere anche più di un'idea. Questo dipende anche dai team che sono presenti. Vi ricordo che il team può essere composto al massimo 5-6 persone, ma un'azienda può anche costruire due team all'interno dello stesso workshop. Ovviamente è un po' difficile in poco tempo, quindi l'ideale sarebbe quello di avere un gruppo di massimo 6 persone più, come dicevo prima, gli esterni. Però in alcuni casi ci possono essere più idee valide. In quel caso lì ci sono anche dei metodi per riuscire a capire come portare avanti entrambe e valutarle. Quindi la fase di decisione è la fase di valutazione dell'idea. Dopodiché la parte che magari per alcuni può essere più divertente, per altri meno, magari lo sviluppatore web è un po' più messo sotto pressione, in poche ore dovrebbe sviluppare, costruire un prototipo sufficientemente testabile, quindi non esageriamo, per poi essere testato a fare il test con gli utenti reali o con gli stakeholder. Comunque ci sono vari metodi per riuscire a simulare un vero test. Bene, nello specifico, mappare è capire. Ogni gruppo avrà degli strumenti di lavoro che gli permetteranno di mappare ed esporre tutto quello che sa sul problema di riferimento, gli utenti, le informazioni che ha. Ci sono i vari metodi, l'user journey map, cioè la mappa ideale di utilizzo di quel prodotto da parte del consumatore. L'experience mapping, che invece è un po' più a un livello, un contesto più allargato, sempre simile all'user journey map, ma si riferisce a un contesto molto più allargato. Degli esercizi di empatia, quindi immedesimarsi nel cliente, costruire storie riguardo a questo prodotto dal lato utente. Il classico HMY, how might we, se volessimo fare la macchina più veloce del mondo, e se volessimo tutti questi esercizi di, e se volessimo, e se facessimo questa cosa qui, e se il prodotto fosse, cioè insomma tutti questi esercizi di sé, che in qualche modo liberano la mente. Ovviamente anche questi esercizi, ognuno ha la sua specificità, dei suoi obiettivi. Non bisogna essere troppo, in questo caso bisogna sempre guardare molto in alto, ma allo stesso tempo bisogna essere anche pragmatici, quindi è un bel esercizio questo. Nella prima fase ho incluso anche la parte di definizione, capire ed essere capiti, fa parte del design sprint, la condivisione degli obiettivi aziendali, e bisogna capire anche un po' quali sono i metodi di giudizio, cioè bisogna capire anche se quell'idea, se quel, in che modo giudichiamo quello che stiamo facendo. Quindi bisogna verificare anche i metodi di giudizio. In questa fase qua, diciamo, di definizione, ci sono vari metodi che si possono mettere in campo. A me uno che piace molto è la future press release, cioè una press release del futuro. Cioè, ci immaginiamo che a prodotto lanciato la stampa parla di noi, oppure comunque in qualche modo c'è l'azienda che parla a prodotto lanciato, inserendo titoli, articolo di giornale, come ci immaginiamo un futuro articolo su di noi. Si può fare anche un business model canvas con tutto quello che concerne un business model canvas. Capire un po' quali sono i principi legati al design di questo prodotto, per vedere anche se tutti sono effettivamente allineati, cioè deve essere chiaro, deve essere immediato, deve essere pulito, deve essere complesso, alla stesura di questi metodi e all'applicazione di questi metodi si capisce anche se siamo tutti allineati sull'obiettivo. L'ART method è un metodo invece più che altro sviluppato da Google, che è quello che generalmente Google utilizza per valutare i propri prodotti. ART method sarebbe happiness, engagement, acquisition, retention e task completion, cioè felicità, coinvolgimento, acquisizione, fidelizzazione e completamento dell'attività. Cioè in base a questi 5 parametri, se l'utente prova gioia, felicità nel farlo, un coinvolgimento, effettivamente riusciamo a prendere dati sul cliente, il cliente è fidelizzato e porta a termine, comunque utilizza bene questo prodotto, significa che questo prodotto è
valido. Insomma, se decidiamo di valutare il nostro prodotto su questi, in base a queste categorie, può essere un metodo di giudizio, altrimenti ne scegliamo degli altri. Allora, dopo, subito dopo c'è la fase di sketching, uno può piacere di più, un po' di meno. Comunque in questa fase si applica un po' quello che si è acquisito nella prima fase di mappatura. E come si può fare? Post-it, fogli bianchi, pennarelli, colori. Questa diciamo che è una fase art attack, in cui se avete un attacco d'arte potete tranquillamente sfogarlo, e si schizzano tutte le possibili soluzioni ai problemi degli utenti, no? Vedete dall'immagine esplicativa, non bisogna essere Michelangelo, ma anche in base al metodo applicato, ad esempio uno dei possibili metodi potrebbe essere quello della ricerca e comparazione. Si parte prima dal vedere quali altri competitor, altre aziende hanno trovato soluzioni per risolvere questo problema. Magari anche soluzioni fatte da aziende che si occupano di altre cose. Personal brainstorming, cioè non fare brainstorming tutti insieme, ma fare un attimo un raccoglimento personale in cui si scrive tutto quello che si può pensare sulla soluzione al problema per poi condividerlo. Crazy Eight, in inglese lo chiamano Crazy Eight, cioè loro riescono a rendere entertainment anche le piccole cose. Crazy Eight sarebbe la produzione di 8 soluzioni schiacciate velocissimamente, che devono essere per forza 8. One Solution Sketch, di quelle 8 ne scelgo una e vado nello specifico solamente di una. Quindi diciamo che in base alle persone, in base anche al brief, poi scheduliamo il giusto metodo da applicare. Ovviamente il metodo può prevedere 30 minuti, 40 minuti, quindi di conseguenza c'è un calendario fitto, definito. Decidere è la parte sicuramente più importante e più difficile, secondo me, a volte, forse la più difficile, perché le prodotti poi dopo devono essere in qualche modo scelte. Ci sono tanti modi, tanti metodi per capire come si può scegliere. Banalmente votare, però votare con cognizione di causa, cioè capire perché, giustificare la propria scelta. Si possono votare anche singoli elementi di quella soluzione, cioè non mi piace la soluzione in sé, però questa piccola parte secondo me è molto interessante, e poi dopo si vede un po' quali raccolto più voti. La Rumble All In, cioè se si hanno due idee vincenti, secondo due vincenti, si divide il test e separatamente due gruppi possono svilupparla in autonomia per poi vedere qual è la più adatta nella fase di validazione. Fare diagrammi in cui si può, diciamo, in qualche modo riproporre gli obiettivi principali e vedere se queste idee rispettano quello che ci siamo detti prima, cioè se i principi di design che avevamo delineato prima sono rispettati in queste idee. Quindi diciamo che si mette in questa parte, si mette un po' sotto i raggi X le idee più importanti e poi si sceglie su cosa andare avanti. Altro. Direi che non c'è bisogno di una monetina per scegliere tra una proposta e l'altra. Abbiamo diversi metodi. Abbiamo scelto la nostra idea? Bene, siamo nella fase di prototipazione, quindi. Enrico, posso interromperti un secondo? Così ti do anche motivo di prendere fiato con una domanda? Sì, certo. Volevo fare una riflessione rispetto a queste prime due fasi e in generale al metodo. Mi sembra che presupponga anche un po' uno shock organizzativo per l'azienda, nel senso che all'interno di questo workshop si inseriscono delle metodo, diciamo dei processi decisionali
che non sono quelli consueti, no? Non sono i consueti processi top down, è un esercizio che ha numerosi elementi di democraticità, quindi presuppone anche un'imprevedibilità rispetto all'esito, no? Di questo percorso e anche diciamo così, un esercizio di delega che i soliti sospetti che prendono le decisioni in azienda fanno in un certo senso verso tutti i componenti del gruppo che a quel punto diventano dei pari. E nella tua esperienza, questo piccolo shock organizzativo che avviene quando si affronta un esercizio di questo tipo è anche trasformativo nel lungo periodo per l'azienda? C'è tutta una sociologia dietro, vado a cercare di stringere. Allora, l'idea che sia uno shock dipende dall'azienda, perché nel campo IT, magari nel campo delle nuove aziende digitali, lavorare per progetto, comunque per team, è normale, perché lo strumento, cioè la composizione di azienda alla tedesca fondata sulle deleghe, cioè il capo delega per obiettivi, quegli obiettivi sono definiti sempre da chi è in alto su di te, tu devi in qualche modo arrivare a quell'obiettivo, costi quel che costi. Quel modello lì non è lo stesso delle aziende, chiamiamole dal New Economy, quelle che vengono dalla California, ma che poi dopo comunque hanno influenzato anche il modo di vedere di molte nostre aziende. Quindi diciamo che questa democratizzazione è effettivamente vera, se si considera questo, però lo shock, più che shock, diciamo che sicuramente è necessario un attimo un cambio di organizzazione se non si è abituati a lavorare per progetti e per team. Ma io sono sicuro che una volta provato, cioè per esperienza, noi siamo come studio, ci siamo sempre inseriti all'interno delle aziende creando dei team di lavoro, perché chiaramente ognuno deve decidere una cosa. C'è un responsabile che è responsabile delle scelte di tutti, ma di fatto è impensabile che lui possa decidere poi alla fine qualsiasi cosa di ogni punto. Quindi di conseguenza questi personaggi che fanno parte di questo team, ognuno con le sue competenze, è responsabile delle scelte che fanno parte della sua competenza, scaturite dalla sua competenza, e insieme con questo percorso si cerca di diminuire il più possibile l'errore, insomma, in qualche modo fare squadra per riuscire ad arrivare a un obiettivo il più possibile senza rischi. Secondo me, alla lunga, questo metodo può essere applicato anche, sì, per riorganizzare anche certe produzioni, secondo me. Anche perché l'operaio, magari l'ultimo della fila, quello che deve, che non ha nessuna possibilità di decidere sul progetto, in quel caso lì, come tantissimi anni fa, può ritornare, se incluso all'interno della parte decisionale, all'interno del progetto, perché è fondamentale. Cioè, se io ho di falegnameria e produco oggetti in legno e li vendo online, non posso esimermi da contattare sia il falegname che alla fine la mia azienda dovrà mettere quel chiodo, sia il designer che l'ha pensato, che magari l'ha pensato male, sia il cliente finale che invece deve comprarlo. Quindi diciamo che si è iniziato a mettere un po' nella stessa parte decisionale tante figure che invece prima facevano parte di una scala, di una gerarchia diversa, più rigida. In questo caso non bisogna essere così rigidi. Non so se ho risposto. Grazie Federico, ti lascio riprendere il tuo discorso con lo step del costruire, grazie. Ok, spero di essere stato chiaro. Nel caso fatemi una domanda, non vi preoccupate. Allora, la parte della prototipazione chiaramente è diversa per ogni azienda e per ogni prodotto. Stiamo parlando di digitale, ma attenzione, per sviluppare un prodotto digitale completo ci vuole molto tempo. Quindi in questo caso, in questo workshop, quello che va sviluppato in qualche modo va prototipato, quindi deve essere funzionante quello che
che è sufficiente per essere testato, e si possono utilizzare diversi strumenti, programmi, simulazioni, simulatori. Chiaramente in base al prodotto bisogna un po' capire quale può essere. Anche fisicamente si può costruire qualcosa. Qui ovviamente lo spazio è importante, se si vuole costruire qualcosa anche i Lego di per sé possono essere utili per costruire qualcosa ed essere testato. Se parliamo di servizio, allora bisogna un attimo capire come creare la situazione in cui un cliente può darci delle informazioni pur capendo che è una simulazione. Deve essere abbastanza reale da avere una risposta autentica, ecco. La fase di test, l'ultima fase, può prevedere diversi metodi, diciamo, no? La stakeholder review, cioè quindi includere vari stakeholder, partner che possono provare sia l'esperienza ma anche dare la propria opinione al riguardo. Studio di usabilità, studio di ergonomia, se parliamo di un prodotto fisico, test per validare di fatto che tutta il percorso che ci immaginavamo all'inizio, il golden path, il percorso ideale di fidelizzazione del cliente sia rispettato. Si può usare quel metodo che si chiama cognitive walkthrough, CW praticamente, in cui ci si fa fondamentalmente due domande. L'utente saprà cosa fare in questo passaggio, cioè se in una fase di compravendita ci sono vari punti, quel punto lì saprà esattamente cosa fare? Gli ho dato abbastanza informazioni, il design rispetta cosa fare affinché lui possa capire che è in quel punto lì, e soprattutto l'utente deve anche capire se sta facendo progressi verso la fine, cioè deve capire che si sta muovendo, deve capire che lo sta usando e che sta effettivamente arrivando al suo obiettivo, al fine per cui ha comprato quell'oggetto oppure perché sta usufruendo di quel servizio. Ogni punto va poi monitorato, va un po' capito. Ogni dettaglio della costruzione di quel servizio, di quel prodotto, in questo caso deve avere delle risposte positive o negative da parte di chi sta usando e di chi sta testando. Non è necessario usare strumenti di tracciatura raffinati come l'eye tracking, è una web, dei software che vedono l'occhio dove sta andando sullo schermo e in qualche modo ti restituisce tramite un sondaggio, che però deve essere anche fatto su una scala di persone molto vasta. Quindi non è necessario essere così precisi, ok? Per validare durante il workshop servono 2 o 3 persone, mettere a loro agio, creare un contesto, quindi parlare di scenari. A volte questi scenari, magari se una parte di persone sta testando con delle persone reali, possibili clienti, il prodotto, delle altre persone del team possono creare degli scenari, fare fiction, cioè iniziare a pensare come si comporterebbero loro se. Quindi il test non serve necessariamente per confermare ciò che abbiamo pensato. Il test può servire anche per smontare la nostra idea. È anche bene che si smonti prima di intraprendere una fase di sviluppo ulteriore poi aziendale, che porta via tantissimo tempo. Un'altra idea appunto è quella di usare gli scenari, come ho detto. Crearsi i famosi castelli in testa, bisogna pensare a cosa potrebbe succedere se. Quindi non solo se tutto va liscio, ma cosa succede se preme su questo pulsante anziché su questo, cosa succede se fa qua piuttosto che qua. E inoltre, durante queste fasi sarà importante ovviamente documentare, quindi avere a portata uno scanner magari per scansionare i progetti, fotografare i progetti che abbiamo messo sul muro. Ogni fase deve essere documentata affinché la fase dopo poi possa essere utile e possa essere di fatto eseguita.
Che cosa viene fornito generalmente durante questi workshop? I post-it, una cosa più colorata che possa esserci. I fogli per schizzare sulle pareti, ci sono dei fogli che si attaccano alle pareti in maniera elettrostatica, quindi non sporcano, si può schizzare sulle pareti, si può un po' avere una visione molto ampia delle proprie idee. Pennarelli, ovviamente cancellabili. Fogli, scotch, materiale cartaceo che può servire come diagrammi vari, comunque degli schemi che abbiamo, che possiamo fornire tranquillamente per strutturare poi i nostri pensieri. Vi parlo in ultimo, diciamo, di una case history in maniera molto veloce, uno sprint che Post-it aveva organizzato con Google, in cui aveva la necessità di reinventare un po' e capire qual era il futuro del Post-it. Soprattutto in un'era digitale, ora che tutto è digitale, se ci pensate, il post-it diventa uno strumento molto, magari può sembrare obsoleto. Quindi un po' la loro idea era un po' questa. La durata dello sprint era di 3 giorni, rispettando tutte le fasi. I partecipanti 15 si sono accorti, ovviamente hanno diviso in più gruppi, due gruppi. Si sono accorti preparando il workshop che avevano bisogno di uno sprint che si basasse anche sulla visione dell'azienda, non solo del prodotto in sé, perché quel prodotto rappresenta anche l'azienda di fatto. Quindi hanno fatto un workshop di vision sprint, quindi legato alla ridefinizione della propria vision, e un'altra parte del team chiaramente si è occupata, spronata e motivata anche da questo workshop a definizione poi dopo dell'idea, cioè quello che di fatto è un prodotto. Sono stati utilizzati diversi metodi, allow my qui, quello che vi ho spiegato prima, se facessimo quest'altro, l'affinity clustering, cioè raggruppamenti logici di gruppi, di idee, a volte anche assurde, messe insieme, a volte certe idee spesso sono state fatte, vanno solamente decontestualizzate per magari trovargli un altro valore. I metodi per capire quali possono essere i desideri dell'utente finale. Chiaramente loro avevano ben chiaro chi era proprio l'utente, chi utilizzava i post-it, è un'azienda enorme. Hanno utilizzato talk organizzati veloci, cioè ognuno aveva uno spazio per parlare definito, un turno per esprimere, per fare un proprio talk di 5 minuti legato alla propria idea. E poi strumenti di prototipazione vari, ovviamente la loro idea è quella di far partecipare anche gli sviluppatori. Cosa è uscito da questo workshop? Due prodotti. Loro hanno ragionato, siccome erano due team, il primo team ha ragionato su un qualcosa che portasse Post-it nell'immediato futuro, o comunque che cosa rappresentasse per l'azienda l'immediato futuro, e un altro invece ha lavorato sul lungo termine. Quello che è uscito, erano due idee validissime, di conseguenza hanno sviluppate due. La prima idea riguardava l'integrazione di un Post-it Trello, che è un sistema online per condividere idee, brainstorming e anche per sviluppare un grande progetto, insomma, per condividere idee riguardo il progetto. Praticamente c'era la possibilità di fotografare una lavagna bianca con i post-it, di digitalizzarli, quindi da qui si capisce anche l'esigenza iniziale e poi cosa è venuto fuori. E il secondo prodotto invece sfrutta la tecnologia di Google di riconoscimento della scrittura per trasferire i post-it digitali sulle proprie note scritte. Questo stiamo parlando di un workshop del 2018, poi questi prodotti sono usciti nel 2019, quindi dopo queste idee è partita la fase di sviluppo vera e propria. Magari hanno fatto anche altri workshop legati a task specifiche, però in ogni caso da quelle idee lì poi si è passati a una produzione all'interno dell'azienda. Dove nasce un po' il design sprint? Federico, ti posso interrompere nuovamente con una domanda che fa riferimento anche un po' all'esempio che ci hai presentato. Nell'arco della tua presentazione fin qui hai citato diversi ambiti di applicazione del metodo. Per esempio, nel caso di Post-it,
l'oggetto, diciamo, su cui si concentrava era l'ammodernamento, diciamo così, di un prodotto che si toccava, che poi a un certo punto diventa anche un prodotto digitale dal punto di vista dello sviluppo, no? Questo tirare sui post-it per trasformare in digitale, però sostanzialmente è un qualcosa che si tocca, il post-it. Prima nella tua presentazione avevi fatto riferimento per esempio a una revisione dell'e-commerce, poi di nuovo nell'ambito della presentazione del case history di 3M avevi parlato anche di una vision sprint, quindi anche della possibilità di utilizzare questi metodi per rivedere un approccio strategico, quindi potenzialmente molte applicazioni, ma c'è una sfida, una famiglia di sfide, una tipologia di sfide che vedi particolarmente adatte a questo metodo, tenendo anche a mente che oggi vogliamo concentrarci proprio sulla innovazione che sia abilitata dal digitale. Grazie. Sì, quello che secondo me può essere utile. Allora, ambito vendita, però attenzione, non mi piace utilizzare questo metodo per dissuadere, cioè no, l'obiettivo non dovrebbe essere dissuadere il proprio cliente, ma fornirgli un'esperienza più sincera tra l'azienda, cioè fornire una possibilità di costruire un rapporto più sincero, chiamiamo di fidelizzazione, ma anche brutto quella parola lì, comunque un rapporto più trasparente tra utente e azienda. Cosa succede? L'azienda produce prodotti, la persona li compra e li usa, va bene, ma come può sentirsi parte di quel processo? Come può conoscere quel prodotto? Al giorno d'oggi c'è questa necessità, secondo me, da parte del consumatore di capire cosa c'è in quel prodotto lì. Non compra più a scatola chiusa, vuole sapere da dove viene, come viene fatto. Quindi secondo me lo strumento del digitale, la possibilità di costruire strumenti che permettono di coinvolgere il consumatore durante la vendita, durante il comprare di quell'oggetto, sono una vera sfida. Secondo me lo strumento digitale, la realtà virtuale, se vogliamo, l'esperienza, secondo me l'esperienza che passa dal digitale deve essere, prima avevamo solamente lo schermo, c'era il sito web, più di lì non potevi fare. Adesso una persona può agire, può tramite le app dare delle risposte, può costruire e avere una corrispondenza con l'azienda. Questo rapporto, secondo me, si può costruire molto meglio rispetto a prima, si può far sentire il consumatore partecipe e anche giudice di quello che si fa. Quindi secondo me l'innovazione sta un po' in questo, nel costruire un rapporto con il consumatore sincero, perché questo consente a lui di essere tranquillo, di essere contento di comprare da te, ma al tempo stesso ti costringe a non essere furbo, a non imbrogliarlo, e costringe anche l'azienda ad essere più sincera, essere più trasparenti, ok? E di correggere, questo in virtù di anche di obiettivi collettivi di magari sostenibilità. Sto parlando del fatto che una persona deve sapere cosa c'è in quella pasta che sta comprando e può vedere la storia di quel prodotto, può farne parte, e come puoi coinvolgere la persona al di là del pagare con i soldi e prendersi la pasta. Può comprare altro? Può succedere altro? Quel prodotto può diventare altro? Può fare qualcosa per te? Tu puoi fare qualcosa per lui che vada al di là della pasta che gli stai vendendo? Secondo me l'esperienza, la costruzione di un'esperienza che risolva, o comunque che possa in qualche modo risolvere dei problemi dell'utente, è quello un po' un focus. Cioè una sfida interessante potrebbe essere come rendere parte della mia produzione il mio cliente, in modo tale che si produca qualcosa da solo. Non so, la vera sfida riguarda la relazione e l'esperienza, secondo me. Grazie, ti lascio riprendere il tuo racconto. Ho risposto bene o se no? Cioè questo perché così
un po' fatto un brainstorming mentale veloce per poter definire un po' un'idea, però cioè, l'idea non è costruire un nuovo piatto di pasta, cioè, non creare una nuova pasta. Esperto sei tu, per quello ti facevamo la domanda, quindi okay. Hai risposto sicuramente bene. Sì, sì, grazie, magari, prosegui pure. Magari a mezzogiorno parlare di pasta. Diciamo che questo metodo deriva un po' dall'idea di design thinking. Design thinking se ne parla tantissimo. Alla fine, di fatto, chi fa design thinking, che sono milioni di persone, Leonardo da Vinci faceva design thinking, pensava, guardava, osservava, creava, aveva una sua struttura, aveva creato delle fasi di costruzione delle idee e anche di prototipazione, diciamo, se non è design thinking quello. Però di fatto, in maniera più seria, si può definire delle caratteristiche importanti che contraddistinguono il design thinking, cioè l'empatia, cioè bisogna studiare il contesto e capirlo vuol dire immedesimarsi. Empatia è una parola molto forte, molto molto forte. Per questo non tutti fanno design thinking, la fase di empatia non è per tutti, secondo me. La definizione è dare le parole giuste a un problema, anche questo non è facile. Ideare, immaginare nuove soluzioni, questo chiaramente sta un po' alle persone. Il prototipo è una fase importante, sicuramente una di quelle più interessanti. E il test, qui c'è un mondo che si apre ovviamente, ci sono persone che fanno solamente test in questo gruppo, ovviamente non si è mai da soli. Design thinking, sì, secondo me deve essere sempre un lavoro collettivo, ecco. Il design sprint è qualcosa che condensa queste fasi e rende più pragmatico il design thinking. Design thinking è più una filosofia, cioè la volontà di rispettare determinate fasi della presentazione in modo tale che quello che viene fuori è qualcosa che è pensato veramente e che sia utile soprattutto. Design sprint prende i principi del design thinking e li trasforma in una pratica molto più pragmatica, in poche parole. Il nostro workshop, quello che diciamo prevediamo, non può essere ovviamente un workshop di 5 giorni, quello che prevedevamo noi era un workshop di 3 giorni, quello di 3M sul post-it era di 3 giorni. Noi abbiamo già condensato 2 fasi in una, quindi diciamo che dalle 6 sono diventate 5, la prima fase di format, di understanding, di capire, di studio, e la fase di definizione l'abbiamo messa in una sola giornata. E il nostro obiettivo qual è? Quello di diffondere un po' questa pratica, perché secondo noi all'interno di un'azienda può, già come aveva un po' come aveva accennato prima Giulia, creare uno shock organizzativo, e a noi piace distruggere. Non è vero, dall'altro lato a noi diverte, ma vabbè, quella è la prima cosa principale. Però queste metodologie, diciamo, portano vantaggi tangibili. È un po' anche una nostra idea di designer, quella di creare team cross aziendali, quello di anche di trovare nuove vie alla progettazione. Molte delle idee di design più interessanti vengono dall'incontro di mondi differenti. Quindi diciamo che per noi entrare in un'azienda con questo tipo di workshop significa un po' questo, aiutarli e portare un elemento di novità, sicuramente. Anche perché ripetendolo questo workshop non produce mai la stessa cosa, quindi di per sé è sempre una novità. Le modalità, diciamo, un piccolo calendario che abbiamo stilato è un po' questo: il day one, giorno uno, c'è l'introduzione, la proposta metodologica, la creazione di gruppi di lavoro e il lancio della sfida, ovviamente, no? Il secondo giorno c'è la fase di mappatura, schizzo e decisione,
cioè le fasi di mappatura, schizzo e di decisione. Poi in base anche al progetto si può vedere se metterlo in primo giorno, comunque dopo si fa esattamente il calendario perfetto. E nella terza, nel terzo giorno è una fase di costruzione, test, e poi dopo ovviamente c'è la parte di restituzione, cioè di rendicontazione e di reportistica. Quindi su 3 giorni queste sono, queste è diviso così la parte di lavoro. Cosa proponiamo? 3 giornate di workshop con un facilitatore. Il facilitatore è un regista, se vogliamo. La preparazione dei materiali di lezione, ci sono dei fogli, degli schemi, insomma anche una consulenza iniziale per capire se il brief va bene, come dicevo prima, insomma c'è una parte di preparazione iniziale, la consegna di quello che serve, post-it, pennarelli, eccetera, e poi dopo ovviamente anche noi documenteremo l'esperienza e chiaramente restituiremo quello che abbiamo visto nel nostro report, insomma, che cosa è venuto fuori, tramite una forma di PDF, suppongo, e comunque se possibile anche con qualcosa di fisico. Noi abbiamo anche noi delle stampanti 3D in un laboratorio, per esempio, quindi magari successivamente, se si vuole poi testare, prototipare un oggetto, se viene fuori un oggetto, noi possiamo anche vedere come sviluppare eventualmente il prototipo maggiormente definito, ma ovviamente questo è fuori dal workshop, può essere un post interessante però. Quindi questo è quello che proponiamo. Io vi ringrazio. Mi piacerebbe vedervi di persona, per ringraziarvi tutti, magari vedere se avete sorriso le mie battute. Io non sorrido mai le mie battute. Magari voi sì, basta, direi che è più che sufficiente. Se avete domande... Grazie! Piccolo aneddoto, dopo ho chiuso. È andato a vedere Umberto Eco a San Marino tantissimi anni fa, ha fatto una conferenza, poi aveva detto ci sono domande, poi nessuno faceva domande, lui ha detto beh, ovvio, perché quello che ho detto era perfetto, nessuno può avere domande, ovvio. Non è il mio caso, quindi se volete fare domande, magari siete timidi, adesso qui c'è l'email... ovviamente noi siamo collaboratori di Fattor Comune, che è una grande associazione di imprese, comunque la mia studio piace tanto.studio, per qualsiasi domanda se siete timidi potete farla anche lì. Grazie Federico, effettivamente sei stato chiarissimo, ma una domanda c'è comunque, e la leggo così la condividiamo anche con quanti ci seguono. Mi prendo solo un secondo per dire che ho pubblicato in chat il link alla pagina dove ci sono tutte le istruzioni per candidarsi ad essere una delle 6 imprese che potranno beneficiare di questo percorso. Quindi vi invito a ascoltare la chat, consultare il sito di CISE, www.ciseonweb.it. Ma ora vado a leggere la domanda. Ecco. Federico, qual è la recettività dei principi del design sprint in Romagna? Nella vostra esperienza, l'applicazione di questo metodo è troppo destabilizzante per le nostre imprese? Oppure la tua esperienza dice il contrario? In realtà la verità sta un po' nel mezzo. Noi lavoriamo con aziende in cui sì, se vuoi a capo c'è il classico prototipo di quello che è il classico, diciamo, imprenditore romagnolo, se vogliamo. Paradossalmente sa tutto lui, ma non sa tutto del tuo mestiere e ha un grande rispetto. Quindi diciamo che quello che sa tutto lui è importante, perché come dicevamo non bisogna arrivare impreparati al workshop. Non credo che sia destabilizzante per tutti, è difficile generalizzare. La recettività io penso che sia maggiore magari in aziende che hanno magari subito un cambio generazionale, e quindi magari c'è un giovane che
Mi chiedo scusa, ho un'emergenza al telefono. Posso rispondere un secondo solo? Perché ho la bambina a casa. 0 secondi, scusate. Perfetto, perfetto. Intanto mi prendo un secondo per ricordare il percorso. Rispetto a quanto Federico ci raccontava su questo esperimento di design sprint, che il PID ad aziende delle province di Forlì Cesena e Rimini. E come vi ricordavo, le istruzioni per candidarsi sono sul sito di CISE oppure al link che vi ho segnalato qualche minuto fa in chat. L'obiettivo di questo percorso è duplice. Prima di tutto, consentire ad alcune aziende del territorio di sperimentare il design sprint e valutare se farne un elemento, diciamo, strutturale dei propri processi di innovazione. L'altro è evidentemente quello di consentire l'avvio di una collaborazione potenziale. Di instaurare processi di relazione tra aziende del territorio nell'ottica di promuovere l'open innovation. Un altro elemento che emergeva dal racconto di Federico è quanto questi metodi mettono al centro l'attenzione all'utente e la partecipazione degli stakeholder, che evidentemente presenteranno le loro attese anche al di là di quello che è il bisogno core che la soluzione che andremo a sviluppare risolverà, ma presenteranno anche altre attese. Attese che possono essere legate anche alla dimensione dell'impatto sociale e ambientale che questa innovazione può avere. Quindi il design sprint, il design thinking in generale, il design sprint ha in sé la potenzialità di generare un'innovazione che è anche responsabile, quindi allineata con quelli che possono obiettivi di sostenibilità, inclusione sociale, ma anche di allineata ai valori e alle attese di quelli che sono la società. Ripasso la parola a Federico, che vedo che è di nuovo con noi. Sì, chiedo scusa. Chiudo la risposta di prima. Secondo me può essere interessante per chi ha avuto magari un cambio generazionale, magari con questo cambio, magari sono aziende vinicole, soprattutto le aziende agricole, magari che hanno una storia molto lunga e che hanno bisogno di internazionalizzarsi, digitalizzarsi, far vedere il proprio prodotto non solo a quelli che sono vicini, ma anche a quelli lontani, creare nuove esperienze. In quel caso lì chiaramente bisogna avere, certo, un po' di apertura mentale, ma al tempo stesso, essendo un workshop anche abbastanza pragmatico, cioè l'idea è quella di portare un workshop molto pragmatico, diciamo che la partecipazione anche di queste persone già è qualcosa che porta, è già qualcosa che porta innovazione, voglio dire, la loro esperienza magari non necessariamente deve partecipare poi il proprietario. Diciamo, l'importante è che il prodotto che ne esce poi dopo viene validato. Cioè, nel senso, comunque anche il proprietario non è che decide tutto, dà degli obiettivi al proprio team e di conseguenza poi deve sviluppare anche delle idee. Quindi non sono può essere destabilizzante, sì, però non saprei dare una risposta per tutti, secondo me. Ho un'ultima domanda per te, Federico. C'è qualche differenza nell'applicare il design sprint a prodotti digitali, per esempio un e-commerce, e a prodotti reali, per esempio l'esempio della pasta a cui ti riferivi prima, posto che diciamo, l'obiettivo di questa applicazione specifica del design sprint
questa opportunità di esercizio offerta appunto dal PID della Camera di Commercio ha l'obiettivo di mettere al centro il digitale, non necessariamente come prodotto finale, ma come fattore abilitante, no, dell'innovazione. Però posta questa premessa, ci sono delle differenze sostanziali che vuoi sottolineare appunto nell'applicazione del design sprint a prodotti digitali e a prodotti invece tangibili? Beh, sicuramente la cosa più importante nella fase di prototipazione, sicuramente, quindi c'è poco da quel punto di vista, potete anche immaginarlo. Le fasi rimangono le stesse. Il problema di acquisire informazioni riguardo ai clienti rimane la stessa, perché il prodotto digitale, l'esperienza digitale è un prodotto. Cioè, quando nell'ambito, diciamo, dal punto di vista nell'inglese, o comunque nell'ambito anglosassone, nell'ambito digitale, adesso vengono chiamati product designer, non quelli come Francesco, il mio socio, che si occupa di prodotti industriali, cioè fisicamente, ma product designer è un prodotto, può essere un prodotto tranquillamente digitale. Cioè, adesso il product designer viene inteso come prodotto digitale. Prodotto non tanto come app, sito, ma può essere un'esperienza, può essere un sistema anche. Quindi, però le fasi di questo progetto sono le medesime, anche perché diciamo che tu non sai, fin quando non lo stai facendo, che cosa viene fuori. Quindi è chiaro che deve essere qualcosa di digitale, dipende anche dall'azienda, questo è chiaro. Però quando si sviluppa il ma se fosse, si creano tante mondi paralleli che hanno dei possibili sviluppi. Ok, quindi diciamo che la soluzione principale del workshop è quella di definire un'idea che viene sviluppata, ma nel frattempo il documentare workshop serve anche per riuscire poi a riprendere anche delle idee che inizialmente erano state scartate, ma che poi decontestualizzate possono produrne altre. E in quel caso lì, chissà, magari un prodotto fisico, magari un prodotto digitale, potrebbe venire fuori anche qualcos'altro. Però le fasi sono le stesse, non c'è una differenza tra le due, anzi, non bisogna precludersi nulla, secondo me, all'inizio. Questo secondo me è l'obiettivo. Grazie. Siamo andati oltre l'ora che ci eravamo dati, abbiamo più che recuperato il ritardo iniziale e direi che di nuovo nel ricordare che questa presentazione del Design Sprint voleva essere sia uno stimolo alla riflessione che il lancio dell'opportunità appunto per 6 imprese del nostro territorio di candidarsi ad un percorso gratuito. Di nuovo l'informazione è in chat oppure sul sito di CISE, www.ciseonweb.it. Se ci sono domande che vengono in mente a valle di questo workshop, potete segnalarcele, le condivideremo con Federico. Utilizzate a questo scopo l'email innovazione@ciseonweb.it. A questo punto ringrazio tutti voi che ci avete seguito, ringrazio Federico Magli di Studio Tanto e vi auguro un buon proseguimento della giornata a nome del PID della Camera di Commercio della Romagna e del CISE, azienda speciale della Camera di Commercio della Romagna. Grazie a tutti e a presto.